Yu-Gi-Oh! Tutti ragazzi, oggi siamo qui con l'opening del nuovo set. Ovviamente non è il set dove uscivano le Mikanko e tutto il resto, quello uscirà prima o poi. Ma oggi siamo qui con l'opening di un set incredibile, di cui io volevo comprare un paio di case, ma le finanze non hanno aiutato. Però, intanto abbiamo un box di Photon Hypernova. Dicevo, un box di Photon Hypernova. All'interno di questo set c'è roba veramente carina. I Kashtira, Rysart, la Terreno Kashtira, TTT, che non è il TTT vecchio ma è un TTT ancora più bello. Detto questo, prima di tutto vi ricordo che questo video, come tutti gli altri che trovate sul canale, sono sponsorizzati da Magic, no, Card Game Corner, il mio sponsor, che ha solo cambiato nome, che trovate qua sotto in descrizione, e col codice sconto 2023 cappello avete il 10% di sconto su carte singole e o prodotto sigillato che non è soggetto ad altra offerta ovviamente. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force of Will e Digimon, adesso non vorrei dire ma ho anche le carte di One Piece, sono molto belline, prese ieri, trovate il mio Instagram qua sotto in descrizione. Detto questo, andiamo subito con l'opening, che devo metterlo assolutamente nel culo a Luca, tirando fuori la carta più costosa del set. E niente, andiamo. Allora, andiamo col coltellino svizzero sporco de terra, ovviamente, e vediamo. Allora, comunque, box ovviamente in inglese. E sono molto contento perché le staple ce l'ho solo così. Quindi una TTT in questa bellissima lingua non sarebbe male. Allora, tiriamo subito fuori i primi 12 pacchetti e vediamo se riusciamo a tirare fuori qualcosa. Tipo un box scamming positivo sarebbe tipo top, ma non ci credo neanche io che lo sto dicendo, eh. Allora, qui abbiamo Creation, roba Abyss, Mitage. Vabbè, queste sono tutte carte... No, ci siamo già giocati la prima Secret con una carta di merda. Cioè, oh, carina, sia a livello di artwork che d'effetto, perché non è male. Però, sai, preferisco altro. Anche Baldrick, non è male, dai. Io spero, cioè, di trovarne altre due The Secret, almeno per compensare sta roba. O, se no, come ultra, se mi vuoi dare tipo il Kashtira Tier Laments, che sarebbe top, eh. Poi abbiamo la Tigre, carta da tenere d'occhio. Cioè, carina, nel senso, per quegli antimeta stupidi, cioè, può sta, tipo l'antometa. Poi abbiamo Cassimolar e Super di merda, poi. Vabbè, per il resto, cos'è questa? Immondizia. Prossimo pack, abbiamo coppia di assi, carta Numeron, supporto Vishki, che non è male come mazzo. Sto pensando di provarlo, l'unica cosa è che si dovrebbe giocare con gli sprite. Tipo, comprare tre blu non è il mio sogno nel cassetto, eh. E un altro Baldrick e altra palta. Allora, andiamo col terzo. Se no la Prisma sarebbe bella. Rysart, Prisma sarebbe... tipo il sogno proibito, però più lo dico, meno ci credo. Allora, Palta. Tanto è tutta roba che abbiamo visto nel set giapponese, quindi nel senso non c'è... c'è poca roba esclusiva TGC, eh. Guarda, io l'ho detto, eh. Probabilmente beccherò quella cazzo di piratessa come Prisma, se proprio devo beccarne una. E non che la voglio, eh. Voglia. Cassimolar e Apophis the Swamp Deity. Niente. Sai che mi tocca piangere. Tocca veramente piangere. Perché siamo partiti già malissimo, eh. Allora, Dainat Mondo, Kashtira, Gold Bride. Questa me l'hanno già chiesta. Poi Manticora e... no, Manticora? Manticore. Allora, dai. Prossimo pack. Vediamo. Dai. Dammi qualche gioia. Oh! Snea sì. Vabbè. Questa è molto carina, non credo si giocherà, però da recuperare il playset, anzi, se me ne escono altre due qua sarebbe top, visto che tanto come super non c'è roba troppo bellina. Al massimo tipo il Tribri nuovo, ma li inizia e li finisce. Allora abbiamo Tigre Mangu, Evil Eyes, Branded, Photon Time Stop e supporto Plunder. Vabbè, anche questa carina però. Non ribalta il meta, eh. A questo punto potevano fare il Bestia al super o ultra. Allora, altro supporto Gishki, Numeron, Chaos Phantasm, Telly e... oh, grazie a Dio una ultra decente. Nuovo supporto Albatz. Guardate quanto è bella. L'avevo sbustata come promo nel set giapponese ed era fighissima. Allora, sto palo de merda attualmente si aggira dall'estero sugli 11 euro.
e invece da posizione Italia, perché io sono stronzo, da posizione Italia sta sui 13. Piccola soddisfazione, almeno le ultra sono più interessanti delle Secret. Allora, abbiamo Tallyho, poi supporto Galaxy Eyes, Dynamond, Photon e cazzo! Dai, Tierlamenz Kashtira, se vola, vediamo quanto sta sto schifo. Dai, Tierlamenz Kashtira, top, altri 16 euro. Ragazzi, ve l'ho detto che le Secret, che le ultra sono più interessanti delle Secret. Dai, adesso se esce anche suo fratello, il Kashtira Rysart, sarebbe top. Devo fare la tripletta di roba Kashtira costosa. Cazzo, quel mazzo attualmente costa 700 euro a montarlo. Cioè, è un furto legalizzato. Allora, roba Kashtira, circolo e supporto dogmatica, che questo lo voleva Michele. Forse a breve o a breve un po' più in là vedrete una decklist dogmatica ibridato con tutto. Allora, andiamo col prossimo pack. Abbiamo Abyss Actor, Core of Chaos, di nuovo supporto Gishki, Evil Eyes e il Curi Galattico, molto bellino, peccato che non li fanno secret sti cosi. Boh, da una parte è meglio perché è una carta che poteva levarmi nel pratico roba veramente costosa. Allora, nel pratico mancano una secret e due ultra, se non ricordo male. Adesso vediamo, sarebbe bellissima magia dogmatica, anche questa per Michele. Sarebbe bellina trovare la prisma, ma non ci credo. Allora, comunque ragazzi, io de TTT ho visto sbusta tante. Il problema è che costa ancora 80 euro. Cioè, l'ha sbustata pure The Game, dai. Konami, dammela pure a me, una TTT. Invece mi dai la farfalla de merda che si gioca come si chiama quel mazzo insetto? B-Trooper. Allora, dai. Prossimo. Mi sa che o c'ho il box scam o praticamente adesso c'ho 4 pack con tutta roba buona. Ok, allora, Diablontis, Chaos, Cassimular e insetto gigante, palta totale. Allora, sono spastico ragazzi, sono spastico veramente, dai. Continuiamo con questi. Allora, non credo che qua ci sia nient'altro, perché, vabbè, da una fila sono uscita, cioè da una fila uscite due ultra e una secret, quindi nel pratico qua non dovrebbe esserci praticamente niente. Sto schifo, non sta niente. L'unica cosa positiva è che è livello 9, quindi posso provare a tirarlo in Earth Machine, ma non lo so, non ho manco letto l'effetto. Praticamente nell'altra colonna non c'è niente. Allora, prossimo pack. Così ci chiudiamo tutta la colonna. Abbiamo carta ninja, supporto Gishki, Galaxy, Photon e supporto ninja verde. Praticamente qua ci sta una secret e una ultra e confido nella prisma. Vediamo. Cosa tiro fuori? Abbiamo Vala, Intimidation, Branded, Circolo, carta ultra da 20 centesimi. Vabbè, non mi posso lamentare, ne ho trovate due che stanno dai 15 euro in su, quindi va benissimo. Adesso confido nella secret che mi fa svolta la giornata. Allora, abbiamo Telly, Chaos, Abyscript, Tierlamenz e... Ragazzi... Sto ricevendo dei messaggi da Mirko, il disegnatore. Mi ha scritto Goduria. Voglio morire. Secondo me ha sbustato come minimo due TTT. Come minimo. Che era cimolo sulla merda. Dai. Gishki, Diabolantis. Vabbè, niente. Rimasti tre pacchetti, ragazzi. No, raga, non si può. Non si può una roba del genere. Cioè, tre box. Mirko, sei vergognoso. Dai, come minimo, una delle due me la devi dare. Spero in TTT. Allora, Scareclaw, Branded, Tellio. Ok, e supporto Swordsall. Che anche quello non è malvagio. Due pack. Ci deve essere la secret per forza, se no sbrocco. Sbrocco male. Allora, supporto Gishki, Tierlamenz, Intimidating, Capo... Lo sapevo che questo era il box dei Kashtira, porca troia. Oh, che bella. No, raga, quanto è bella. Quanto è bella. È veramente incredibile. Troppo bella. Andiamo con l'ultimo, ma a sto punto non c'è niente, visto che tanto il pool base è uscito tutto. Infatti non c'è niente, però diciamo che non me posso lamentare, perché non vorrei dire, ma quello schifo sta a 65 euro. Quindi nel pratico ci avremmo fatto come minimo
65 questa. Famo 15 e 15 le altre, 95. E c'è l'altra secret che sta tipo a 5 euro, 100 e poi tutto il resto. Quindi sta una crema. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento cosa ne pensate di questo set. E soprattutto se l'avete sbustato, ma ancora più importante, cosa avete sbustato. Detto questo ragazzi, statemi easy e noi ci rivediamo lunedì, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!